D'altra parte, ognuno poteva osservare Carlo a suo bell'agio, senza timore di far dispiacere al padrone di casa, giacché questo era assorto nella lettura del lungo foglio che aveva davanti, presso l'unico lume che era sul tavolo, dimenticando gli ospiti e i loro divertimenti. Eugenia, alla quale un tipo così perfetto, tanto nell'abito che nella persona, era affatto ignoto, credette di vedere nel cugino una creatura scesa in terra da qualche regione serafica. Con vera delizia, ella aspirava i profumi esaltanti di quella splendida capigliatura inanellata con tanta grazia. Dentro di sé provava una voglia acuta di toccare la pelle bianca di quei guanti sottili e un senso di invidia per le mani piccole di Carlo, per il suo colorito e la freschezza delicata dei lineamenti. Se l'immagine può riassumere l'impressione del giovane elegante sulla fanciulla ingenua, sempre intenta a rammendare calze e a mettere ordine la biancheria di casa, sulla fanciulla che aveva vissuto fino ad allora fra quelle sporche pareti divertendosi a vedere qualche raro individuo che attraversava la via silenziosa, questa è che la comparsa del cugino le destò in cuore quel sentimento di fine voluttà ispirante dalle fantastiche figure di donna disegnate da Wanstall nelle stenne inglesi e incise da Wilde con tanta abilità che sa quasi paura, sfiorando sul foglio di carta velina, di far sfumare le celesti apparizioni. La distrazione di Papà Grandet, per meglio dire la preoccupazione che gli cagionava la lettura di quel foglio, non sfuggiva al notaio e al presidente, i quali facevano ogni sforzo per indovinarne il contenuto dai moti impercettibili del viso, allora illuminato in pieno dalla candela. A stento il vignarolo riusciva a conservare la calma abituale nella sua fisionomia, e non sarà difficile arguire quel che provasse leggendo la fatal lettera che qui segue. Fratello mio, sono ormai 23 anni che non ci vediamo. In occasione del mio matrimonio ci trovammo insieme e ci lasciammo lieti tutte e due. Certo non mi era dato prevedere che tu dovessi un giorno diventare il sostegno di quella famiglia alla cui prosperità allora plaudivi. Quando ti giungerà questa lettera io sarò morto, poiché nella posizione in cui mi trovo non ho voluto sopravvivere all'onta di un fallimento. Mi sono tenuto fino all'ultimo sull'orlo dell'abisso, sperando di vincere la vertigine. Bisogna cadervi. La contemporanea bancarotta del mio agente di cambio e del mio notaio, Renguy, mi tolgono le ultime risorse, non mi lasciano più nulla. Ho il dolore di non poter offrire che il 25% su un debito di 4 milioni. I miei vini, in deposito nelle cantine, subiscono la concorrenza rovinosa prodotta dall'abbondanza e dalla qualità dei vostri. Fra 3 giorni Parigi dirà: il signor Grandet era un briccone, avvolgendo così la mia probità in un lenzuolo d'infamia. E io penso a mio figlio, penso che macchio il suo nome, che disperdo la sua ricchezza, non so nulla di quello sventurato ragazzo che io adoratro. Ci siamo separati con un tenero addio e fortunatamente ignorava che gli estremi aneliti della mia vita vi si effondevano. Non mi maledirà, fratello, fratello, è orribile la maledizione dei figli. Grande, tu sei il maggiore, tu proteggimi, fai in modo che Carlo non abbia parola amara sulla mia tomba. Fratello, se ti scrivessi col sangue e con le lacrime, non sentirei tanta angoscia quanta io ne verso in questa lettera, perché io piangerei allora, colerei sangue, sarei morto e non soffrirei più, mentre ora soffro e vedo la morte ad occhi asciutti. Eccoti dunque, padre di Carlo, egli non ha parenti dal lato materno, e tu sai la ragione. Ah, perché non ho seguito i pregiudizi sociali, perché ho ceduto all'amore, perché ho sposato la figlia naturale di un gran signore. Carlo non ha più famiglia, oh sventurato figlio, figlio mio, ascoltami, grande, io non ti imploro a mio vantaggio, poiché forse i tuoi beni non sosterrebbero un'ipoteca di 3 milioni, ma ti imploro caldamente per mio figlio, pensando a te, le mie mani sono congiunte, supplichevoli. Morendo io ti affido Carlo e guardo senza angoscia le pistole della certezza che gli farai da padre. Oh, se mi voleva bene il povero ragazzo, io ero con lui tanto buono da non contrariarlo mai. Non mi maledirà, del resto tu vedrai, di carattere dolce come sua madre, è incapace di darti dispiaceri. Povero figlio, avvezzo alle gioie del lusso, ignora fin le più meschine delle privazioni cui ambedue fummo da principio condannati per miseria. Ed eccolo, povero e solo, intanto. Sì, tutti gli amici miei lo fuggiranno e sarò io la causa di tali umiliazioni.
come vorrei, con sovrumana forza di braccia, spingerlo di un colpo in cielo accanto a sua madre. Pazzia! Ricado nella mia sventura, che è quella di Carlo. Io lo mando perché tu pietosamente gli faccia conoscere la mia morte e la sua condizione in avvenire. Sii un padre per lui, ma assai indulgente, non strapparlo subito alla vita spensierata che conduce, perché lo uccideresti. Dal canto mio lo prego in ginocchio di rinunciare all'azione che avrebbe contro di me in qualità di erede della madre. Lo reputo una preghiera superflua, conosco il concetto che egli ha dell'onore. Capirà subito che non deve unirsi ai miei creditori. Provvedi in tempo utile alla sua rinunzia della mia successione. Spiegagli come tanta dura gli si presenterà la vita per causa mia, e se t'accorgi che gli rimanga un resto d'affetto, digli che tutto non è perduto. Sì, il lavoro che ci ha salvati entrambi può a lui rendere la ricchezza che gli tolgo, e se non disprezza il consiglio di suo padre, che vorrebbe sorgere un'istanza dalla tomba per essergli accanto, parta, vada nelle Indie, fratello mio. Carlo è un giovane probo e coraggioso, e tu gli comprerai delle merci. Egli morrebbe piuttosto che non renderti i primi fondi avuti in prestito, già che tu glieli presterai, grande, altrimenti i rimorsi ti dilanierebbero. Ah, se mio figlio in te non trovasse soccorso né affetto, io chiederei eternamente a Dio vendetta della tua durezza. Se mi fosse riuscito di salvare dei valori, avrei avuto ben diritto di assicurargli una somma per compensarlo in certo modo dei beni di sua madre, ma i pagamenti della fine mese hanno assorbito ogni cosa. Sarebbe stato desiderio mio vivissimo non sentire più dubbio sulla sorte del povero ragazzo e morire confortato di sacre promesse dal calore della tua mano, ma mi manca il tempo. Mentre Carlo è in viaggio, io devo mettere a posto i conti e mi sforzerò di provare, con la buona fede che ho sempre regolato i miei affari, come non vi sia colpo di disonestà nella sventura che mi colpisce. Forse così non mi occupo ancora di Carlo? Addio, fratello, e le più ampie benedizioni di Dio ti circondino per la generosa tutela che ti affido e che accetti senza dubbio. Ricordati che sempre con voce una voce pregherà per te in questo mondo, ove un giorno toccherà a tutti andare e ove io già mi trovo. Vittorio Angelo Guglielmo Grandet.